Buonasera a tutti, benvenuti a questo altro appuntamento del giovedì sera, l'approfondimento del giovedì. Questa sera parliamo di qualcosa di davvero interessante dal mio punto di vista, anche se per molti purtroppo l'approccio a questi argomenti non è stato leggero, non è stato quello che dovrebbe essere, non è stato motivante, divertente, coinvolgente, ma lo vedremo dopo. Prima di cominciare volevo ricordarvi che tra pochissimi giorni, e cioè il 6 maggio, c'è La Scienza Dice, che è un evento che organizziamo tutti gli anni per cercare di riportare a tutti voi alcune cose che ci sono interessate particolarmente, ci hanno interessato particolarmente delle formazioni che abbiamo seguito, perché tutti noi di Biella Cresce continuiamo ovviamente a formarci e quando ci formiamo spesso incontriamo grandi scienziati, grandi ricercatori o anche grandi esperti che praticano tutti i giorni e alcune cose ci colpiscono e ci diciamo dobbiamo assolutamente dirle. Beh, quest'anno abbiamo la fortuna di aver avuto l'approfondimento del giovedì, quindi molte le abbiamo già dette durante questi approfondimenti, ma ce ne sono ancora alcune che invece abbiamo voglia di dirvi anche dal vivo. Quindi il bello di quest'anno è che si torna finalmente a fare anche un evento dal vivo che sarà però anche in diretta streaming per tutti quelli che non ci possono seguire per vari motivi, tra cui magari la lontananza, perché magari sono in Sicilia o in Calabria e non riescono a seguirci dal vivo. Ma se avete voglia, prendete l'aereo e venite a trovarci qui a Biella perché si sta bene e comunque è bello stare in compagnia. Quindi mi raccomando, La Scienza Dice il 6 maggio. Qua sotto metteremo il link dalle 18 alle 20:30 e poi chi vuole si può fermare a cena, così ci facciamo anche due chiacchiere. Iscrivetevi, eh? È davvero un bel momento per stare insieme. Torniamo a noi questa sera, parliamo di un argomento che per qualcuno è stato molto ostico, cioè la filosofia. L'argomento l'avete visto, filosofia per bambini. Figurati te se io lo pensavo quando ero a scuola, la filosofia non si riusciva a studiare da grandi, come fare a fare filosofia per i bambini? Lo vedremo adesso con una delle nostre collaboratrici, tutte fantastiche sono, io sono proprio innamorato di tutto l'home team, perché è così che ci chiamiamo tra di noi, è un team di persone che lavora come se fossimo una grande famiglia, e quindi tra pochissimo iniziamo la parte cruciale dell'approfondimento di stasera, dopo che verrà il castorino. Vi ricordo ancora che tutto questo è possibile grazie agli sponsor che sponsorizzano Biella Cresce o che ci supportano, ma anche a voi, perché i soci sono la forza di Biella Cresce. Associandoci, associandovi, ci aiutate a costruire tutto questo. Quindi, se vi piace e non siete soci, associatevi. Se siete soci, condividete questo video il più possibile in modo tale che altri magari si associino e vi terranno compagnia in questa bella comunità. Ora mando la sigla del castorino, dopodiché verremo in studio con la nostra carissima, fantastica Cristina Pasteris. Eccoci qua, adesso salutiamo subito Cristina. Ciao Cri, come stai? Ciao, ciao Rudy, ciao, buonasera a tutti, sto bene, grazie, tu stai bene? Io sto bene, grazie mille. Allora, stasera Bene. parliamo di un argomento che per la maggior parte degli adolescenti che ci sono passati in mezzo non era leggerissimo. Io, No, infatti, mi sono assolutamente. appassionato in realtà di filosofia ben lontano dall'ambito scolastico, ma per i fatti miei. Però, è una cosa che se la guardiamo da vicino dovrebbe essere una cosa che ci aiuta. Fin da piccoli si può fare, questo stupisce molti. E allora chiediamo subito a te di raccontarci un po' com'è possibile, perché è utile o forse è obbligatorio, sarebbe obbligatorio, fare filosofia, quindi non studiare a memoria quello che hanno detto i filosofi precedenti, cosa che spesso si fa, ma che cosa significa fare filosofia e cosa significa farla con i bambini o per i bambini. Allora, diciamo che nei miei ormai 11 anni di insegnamento a scuola, mi è capitato, e anche non, mi è capitato sovente di sentire alcune espressioni di bambini che magari durante alcuni momenti di dialogo insieme o in cui si stava semplicemente parlando o discutendo, mi dicessero che nessuno mai li ascolta.
o addirittura agli adulti a volte, magari la mia mamma non mi ascolta perché è sempre di fretta, la vedo poco, oppure magari la mia maestra non mi ascolta, o i miei amici a volte anche non mi ascoltano, quindi tendenzialmente sovente mi è capitato di dialogare con loro e di percepire proprio che avessero voglia di essere ascoltati, desiderio e bisogno di essere ascoltati da qualcuno e compresi soprattutto. Quindi noi sappiamo che i bambini e i ragazzi sono intrecci di dubbi, intrecci di perché, per loro la curiosità, diciamo, fin da quando sono piccoli, soprattutto poi anche durante la crescita, se viene stimolata, porta anche ad essere curiosi e, come dire, a trovare delle risposte, se vogliamo, o delle varie verità, anche nella crescita e quindi poi nella frequentazione delle scuole, mano a mano, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e quant'altro, no? Quindi hanno proprio bisogno di imparare ad essere ascoltati, ad ascoltare, ad esprimere i loro punti di vista, a poter in qualche modo, imparare, a lavorare sul loro pensiero critico, sul loro pensiero creativo, sulla loro immaginazione e sulle loro abilità di riflessione, sulle abilità di ragionamento. Ecco che in questi casi, spesso, soprattutto a scuola, perché appunto insegnando a scuola lo vedo più spesso, quindi ho avuto più esperienza in questo campo, la filosofia con i bambini ci viene proprio così in aiuto. Essa prende, diciamo, le istanze educative da un programma che è stato ideato in America intorno agli anni 70, denominato Philosophy for Children, il cui acronimo P4C appunto sta ad indicare proprio la Philosophy for Children, che è tradotto papale papale, la filosofia per con i bambini. Quindi tu quando vuoi che metti le slide, Sì, grazie. Sì, adesso se possiamo. eh? Eccoci qua. Grazie. Così, ecco, grazie mille. Così parliamo di che cos'è effettivamente la filosofia con i bambini, no? Molte volte noi, tra l'altro, pensiamo che la filosofia con i bambini tratti semplicemente di filosofia, quindi che tratti di filosofi, che bisogna studiare filosofi piuttosto che, ma non si tratta di mera filosofia disciplinare, bensì proprio di una metodologia. Ok, didattico-educativa che è volta, che ci viene in aiuto in qualche modo per aiutare i bambini a sviluppare una serie di abilità e di competenze molto importanti che sovente sono, tra l'altro, un pochino tralasciate, ma che le vediamo tra poco. Tornando al discorso appunto delle origini della filosofia con i bambini, la filosofia con i bambini quindi ha origine soltanto dalle istanze educative della Philosophy for Children, che è stato un programma educativo che è stato ideato negli anni 70 da Matthew Lipman, un professore di università degli Stati Uniti, che si è accorto che durante le sue lezioni in università i suoi ragazzi avevano difficoltà ad utilizzare il loro pensiero critico, il loro pensiero creativo, il loro pensiero anche affettivo, se vogliamo, la immaginazione, facevano proprio fatica a riflettere, a ragionare ed ecco che ha ideato questo programma. Ha ideato insieme a questo programma anche un curriculum da utilizzare ed è questa proprio la fondamentale differenza che c'è tra la Philosophy for Children e la filosofia con i bambini. Quando si parla di Philosophy for Children si intende proprio una metodologia basata su alcune piccole, diciamo, accortezze che vedremo tra poco, ok? Tra alcune indicazioni di metodo che vedremo tra poco, che sono le stesse, perché appunto a livello didattico e pedagogico le riprendiamo, ma che differiscono dall'utilizzo degli stimoli e delle attività operative che danno origine ai dialoghi filosofici, ok? Quindi questa sostanzialmente è la differenza principale. Ok, quindi la filosofia con i bambini prende origine proprio da questo programma educativo. Diciamo ai bambini quindi che cos'è? È
una metodologia, un modello educativo, un educativo didattico volto proprio ad offrire delle occasioni di ascolto, ok, delle occasioni di comunicazione, delle occasioni in cui è possibile utilizzare il proprio pensiero critico, il proprio pensiero riflessivo e il pensiero creativo, cercando in qualche modo di imparare anche ad adoperarsi insieme all'interno di una comunità di ricerca, perché la sezione o poi la classe, piuttosto che il gruppo che c'è in quel momento, diventa automaticamente una comunità di ricerca, quindi una comunità che va a ricercare in qualche modo qualche verità. Ovviamente sappiamo che di verità non ce n'è soltanto una, ma ce ne sono molteplici. Queste verità, diciamo, sono molteplici e sono ovviamente condivisibili. Cercando anche, quindi, al di là della ricerca della verità, proprio di co-costruire insieme delle conoscenze. Cito con la co-costruzione della conoscenza Clotilde Pontecorvo, che nel suo testo Discutendo si impara ne parla ampiamente. Quindi co-costruire la conoscenza, cioè costruire insieme un qualcosa, un sapere, che effettivamente rimane di più che una semplice trasmissione nozionistica di informazioni. Qui sto parlando proprio di utilizzo della filosofia con i bambini dagli albori dell'età in cui si frequenta la scuola dell'infanzia fino anche agli adulti, perché no, quindi anche ad un'età avanzata. Il bambino quindi, in senso, parlando strettamente individualistico, ma anche e soprattutto inserito ovviamente in un contesto di fitte relazioni, quindi in gruppo, riesce sicuramente, grazie a questa metodologia, a coltivare la propria unicità, ma al contempo diviene relazione stessa, ok? E in questo processo il bambino, mentre sviluppa e costruisce la conoscenza all'interno di un dialogo prettamente filosofico, arriva a conoscere l'altro da sé e impara a conoscere soprattutto se stesso. Quindi, cerco di racchiudere un pochino, la filosofia con i bambini è indispensabile, a parer mio, per creare un intenso spazio appunto di ascolto in cui i bambini si possono sentire liberi di proporre i propri punti di vista, le proprie riflessioni, le proprie immaginazioni, senza sentirsi sottoposti costantemente a giudizio. Perché, lo vedremo tra poco, il facilitatore, l'insegnante facilitatore, viene totalmente immerso allo stesso livello dei bambini. E quindi non interviene con giudizi, ma si limita in qualche modo a facilitare il dialogo e a mediare il dialogo. Diciamo che, scusate, andiamo avanti con le slide. Ecco, diciamo che la filosofia con i bambini si avvale dell'utilizzo di uno strumento, dello strumento a parer mio per antonomasia a livello comunicativo, che è il dialogo filosofico. Filosofico perché ovviamente è a sfondo filosofico, quindi le tematiche che si trattano e le domande che ovviamente emergono hanno uno sfondo filosofico. Che cos'è l'amore? Che cos'è l'amicizia? Che cos'è il bene? Che cos'è il male? Logico che svolgere una tipologia di dialoghi di questo tipo con bimbi della scuola dell'infanzia porta soprattutto a, come dire, a convogliare anche delle esperienze concrete, perché sappiamo che i piccolini sanno astrarre in realtà molto bene, cosa che tendenzialmente pensiamo non sappiano fare, ma sanno anche portare degli esempi concreti del loro vissuto quotidiano che li tocca in modo particolare, diciamo. E quindi affrontiamo, diciamo, gli obiettivi, parliamo delle finalità della filosofia con i bambini e poi ci addentriamo nelle specifiche indicazioni di metodo. Ok, quindi se qualcuno eventualmente avesse piacere di sperimentare o di provare, di tentare un primo approccio, ecco, a questa metodologia, potrebbe eventualmente avere, secondo me, qualche stimolo utile successivamente, ok? Allora, per quanto riguarda gli obiettivi, sono essenzialmente
quattro le macro aree, diciamo, che andiamo a toccare. Quindi la prima per quanto riguarda le abilità cognitive complesse, la seconda gli atteggiamenti più democratici, la terza le competenze comunicative, la quarta la comunità di ricerca. Allora, per quanto riguarda la prima macro area, che cosa significa? La filosofia con i bambini aiuta in qualche modo a sviluppare nei bambini le abilità cognitive complesse. Quali sono le abilità cognitive complesse? Sono per esempio l'imparare a fare delle previsioni, l'imparare a fare delle ipotesi e a verificarle, l'imparare a riconoscere che esistono diverse prospettive, l'imparare che esiste o semplicemente a scoprire che ci può essere un'alternativa, una via differente, l'imparare a fare delle scelte. E sono tutte queste che sto raccontando in questo momento, sono tutte delle abilità che spesso vengono tralasciate. A volte ci capita che magari noi adulti, sia dal punto di vista educativo, cioè quando siamo immersi in un contesto educativo come poi la scuola, piuttosto che magari quando siamo a casa e siamo di corsa perché magari siamo arrivati tardi al lavoro, a volte rispondiamo in fretta e scegliamo magari per loro, no? Invece questa metodologia, se utilizzata con frequenza, aiuta veramente il bambino a sviluppare delle importantissime abilità e competenze. Scusa, qui ti interrompo solo un attimo, perché anche se giustamente le foto e anche il nome stesso, filosofia con i bambini, richiama il fatto che è fatta per i bimbi, vi renderete conto durante questa serata che tutte queste esigenze e queste difficoltà le possiamo portare pari pari con i ragazzi più grandi, perché va benissimo anche per i ragazzi più grandi, io direi anche con gli adulti, perché imparare ad ascoltarsi ed esprimersi senza il timore del giudizio credo che sia una cosa che farebbe bene anche noi grandi. Però ecco, se avete bambini più grandi, quindi se avete dei ragazzi, sia come insegnanti che come genitori, pensate che queste cose si possono fare veramente lo stesso, non è che bisogna farle solo con i bambini della primaria, ma si possono fare benissimo con ragazzi di medie superiori, ma perché no, può diventare anche un modo di vivere bene il dialogo in famiglia. Ti lascio andare avanti, ma volevo solo che uno non pensasse che fosse solo per bambini. No, esatto, sì, assolutamente, anzi possiamo sperimentarla con insomma, a partire dalla scuola dell'infanzia, dall'età di 3 anni, diciamo, quando si ha un primo tentato approccio ad una comunicazione, ok, ad un primo lessico, fino a quando esistiamo, insomma. Quindi, dicevamo, per quanto riguarda le abilità cognitive complesse, sono quelle abilità che sono veramente importanti e che convogliano in qualche modo all'imparare a scegliere, all'imparare a formulare dei concetti, all'imparare a fare delle distinzioni, imparare a fare delle connessioni, dei collegamenti, delle relazioni in qualche modo, no? Rispetto all'argomento di cui si sta parlando. Aiuta anche ad imparare a tendere, per come dire, alla coerenza e ovviamente a saper riflettere, imparare e potenziare il ragionamento, il pensiero critico, il pensiero creativo e il pensiero affettivo. Per quanto riguarda invece gli atteggiamenti democratici, ci si rifà in qualche modo a quelle competenze che sono chiamate proprio competenze anche di cittadinanza. Quindi imparare, per così dire, a rispettare il turno quando si parla, ok? Imparare ad apprezzare, per esempio, le differenze, a superare in qualche modo l'egocentrismo, imparare a mettersi in discussione e a mettere in discussione magari un argomento piuttosto che un esempio o un controesempio. Imparare a tollerare, imparare anche a perseverare, imparare a rispettare gli altri, a rispettare il loro punto di vista, a rispettare se effettivamente c'è una differenza in quello che loro pensano piuttosto che nei loro pensieri o diciamo nelle loro argomentazioni. Ecco, ok. Terzo punto, un'altra finalità molto importante della filosofia con i bambini è
la competenza, lavorare sulla competenza comunicativa. Perché? Perché quando si è in comunità di ricerca, quindi quando si è in cerchio, così come ci vedete in foto, tutti insieme, che si dialoga, si impara a saper dialogare con gli altri, no? Si impara ad argomentare, si impara ad ascoltare attentamente, si impara ad osservare chi ci sta magari esprimendo un suo pensiero, una sua idea, ok? Si impara a comprendere meglio anche dei contenuti, perché ci si impara a spiegare anche meglio. Si impara, per esempio, ad acquisire anche nuovi vocaboli, quindi rispetto ad un arricchimento linguistico, no? Si può parlare appunto di arricchimento linguistico, perché in qualche modo, se magari non sono a conoscenza, comunque non conosco altre modalità per o dei sinonimi per dire una parola piuttosto che in un altro modo, in quel contesto effettivamente c'è qualcuno che mi può anche aiutare, ok? E ovviamente si può imparare anche a fare delle analisi, a fare delle sintesi, a fare delle rielaborazioni dal punto di vista proprio dialogico e comunicativo. Infine, l'ultimo ma non meno importante obiettivo e finalità della filosofia, dell'utilizzo di questa metodologia, della filosofia con i bambini, è la comunità di ricerca, perché quasi per magia la classe o la sezione o il gruppo di persone, di ragazzi, di individui comunque, che crea in quel momento un dialogo, una fitta rete di intrecci e di pensieri, crea in qualche modo una comunità vera e propria che è alla ricerca di qualcosa. Ma di cosa in particolare? Di qualche verità sulla base delle domande che sono state stimolate dalla proposta stimolo iniziale. Ok, quindi questo è un po' proprio il senso. Ovviamente nella comunità di ricerca si impara anche ad autoregolarsi nelle espressioni, si impara anche ad autocorreggersi e ovviamente si impara a costituire insieme proprio una sorta di struttura equilibrata, di gruppo. Ok, quindi si impara anche proprio a relazionarsi in un certo modo per condividere ed arrivare alla ricerca, cioè alla verità che è stata ricercata. Andiamo avanti e vediamo finalmente qualche indicazione più precisa del metodo. Prima di parlare e di farvi vedere proprio gli step passo passo, diciamo, vorrei appunto dirvi questo, che fare filosofia quindi non significa allora studiarla, quindi non significa studiare i filosofi che magari alle superiori c'erano un po' ostici, piuttosto che insomma fare riferimenti disciplinari, ma si fa riferimento a quel che era in qualche modo la metodologia che Socrate all'epoca utilizzava con i suoi ragazzi, che si chiamava maieutica socratica e che era semplicemente l'arte, semplicemente tra virgolette, perché non è poi così semplice, l'arte del tirare fuori. Quindi ci si rifà anche un po' alla radice etimologica della parola educazione, educere, tirare fuori, no? E quindi questa metodologia in qualche modo ci aiuta anche a domandarci chi sono i nostri bambini, come stiano crescendo, come si percepiscano nell'individualità, nella loro identità e come si relazionino in qualche modo all'ambiente circostante con le loro esperienze, con la loro quotidianità, ok, nell'ambiente in cui sono immersi. Sicuramente è una pratica innovativa che forse ancora pochi conoscono e che speriamo questa sera arrivi a più persone possibili, che consente di mettere in gioco prima di tutto noi adulti nella relazione educativa, tale per cui effettivamente possiamo consentire ai bambini di dialogare e di apporre dei ragionamenti personali, condividendo dei punti di vista, condividendo delle idee, condividendo delle esperienze, lavorando proprio
sulla consapevolezza della propria identità sia individuale che all'interno della comunità di ricerca, in cui è vero che si co-costruiscono delle conoscenze, ma soprattutto si vanno a costruire le fondamenta dell'educazione alla cittadinanza. Allora, detto questo, vediamo proprio effettivamente quali sono le indicazioni di metodo e quindi addentriamoci nello svolgimento, ok? Nel dispiego in qualche modo delle sessioni dialogico-filosofiche, quindi come si può fare. Posso spostare lui? Sì, ok. Allora, per prima cosa è importante scegliere un setting idoneo. Cosa significa idoneo? Significa che il luogo in cui avviene il dialogo potenzialmente dovrebbe essere un luogo confortevole, un luogo rilassante, un luogo informale, un luogo in cui i bambini si sentano a loro agio, in cui non siano distratti magari da più stimoli, da giochi, piuttosto che da, adesso sto parlando di bimbi, come vedete in foto, della scuola dell'infanzia, perché appunto la mia esperienza un pochettino più diretta è stata svolta, diciamo, dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola primaria. Però vale anche per sessioni dialogico-filosofiche svolte anche con ragazzi ovviamente più grandi o con adulti. Quindi il luogo deve essere un luogo comodo, un luogo in cui i bambini si sentano a loro agio, o gli adulti o i ragazzi si sentano a loro agio, un luogo in cui effettivamente loro si possano rilassare. Si possono eventualmente posizionare delle sedie in circolo, magari soprattutto nelle prime volte che si sperimenta questa metodologia, proprio perché magari i bambini non sono così tanto abituati, no, a stare magari seduti in cerchio a gambe incrociate, piuttosto che in giardino e quant'altro. Quindi fondamentalmente, considerando che il tempo di dialogo che possono avere i bimbi della scuola dell'infanzia, per esempio, inizialmente può essere magari 15 minuti, poco per volta, se la metodologia viene utilizzata più sovente, si arriva fino ad un massimo di 50 minuti di dialogo. Quindi diciamo che riescono a gestirsi, ad autogestirsi abbastanza in autonomia per più o meno tra i 40 e i 50 minuti di dialogo, già i bimbi della scuola dell'infanzia. Quindi anche ovviamente i bambini della scuola primaria e i ragazzi più grandi. Per cui ecco, per questo ho indicato eventualmente le sedie in circolo, proprio perché potrebbero aiutare un pochettino le prime sessioni dialogiche, aiutare un pochettino i bambini semplicemente nella postura per stare attenti a ciò che avviene intorno. È importante, per esempio, soprattutto per i piccolini, che ci siano degli oggetti in qualche modo che possano richiamare anche la sessione. Vi faccio un esempio. Quale potrebbe essere un oggetto? Per esempio, se si sta parlando di arte, fondamentalmente, si può utilizzare, magari anche solo per i primi incontri, un pennello, per esempio, come microfono, no? Quindi con il quale i bambini possono gestirsi automaticamente il turno di parola. L'insegnante poi ovviamente, che diviene facilitatore, è seduto con gli allievi alla stessa altezza, proprio perché qui, come abbiamo detto prima, è un momento in cui non ci sono giudizi. L'insegnante non si esprime, quindi non è colui che dispensa le risposte, colui che dà le risposte, ma semplicemente colui che, o colei, che rilancia in qualche modo le domande, che rilancia in qualche modo le riflessioni e cerca di trarre e di dare un senso alle espressioni che i bambini danno in quel momento, ok? Forniscono in quel momento. E poi, non ultimo, ricordarsi o di avere una lavagna o di avere
un'agenda, che tra poco vedremo a che cosa serve, o di avere semplicemente, per esempio io per quanto riguarda l'infanzia, a volte tengo un quaderno o un block notes in cui mi segno, mi appunto alcune idee che hanno avuto i bambini, alcuni punti di vista che hanno avuto in modo particolare, magari un po' differenti dal solito. Per i primi dialoghi in realtà io li registravo tutti, però poi bisognava sbobinarli tutti, quindi ci vuole un po' di tempo, però diciamo che per incominciare potrebbe andare bene prendere qualche appunto. Perché poi è bello riuscire a tirare le fila del discorso al termine, e non sempre ci si ricorda tutto quello che è stato detto. Andiamo avanti e passiamo al secondo step importantissimo, che è la scelta della proposta stimolo. Quindi la scelta di uno stimolo da cui partire effettivamente, da cui far nascere in qualche modo il dialogo, la domanda o le domande che poi saranno le protagoniste o la protagonista del dialogo filosofico. La proposta stimolo può essere, per la filosofia con i bambini, di varia natura, ovviamente può essere, non so, artistica, può essere una storia, un racconto, può essere una canzone, può essere uno spezzone di film che abbiamo ritenuto particolarmente importante, e che in qualche modo sappiamo che può stimolare una riflessione sia filosofica che magari può aiutare nella co-costruzione di gruppo di una conoscenza particolare. Può essere una proposta che sia vicina oppure direttamente accaduta in sezione o vicina comunque al vissuto della classe. Cosa vuol dire? Per esempio, potremmo utilizzare una situazione, problema evidenziata in modo particolare, un conflitto particolare, non lo so, un conflitto dovuto, per esempio, a una disquisizione tra bambini, a un disaccordo tra bambini, un conflitto dovuto magari, cioè con esito negativo, magari con qualche, diciamo, botta. E quindi, insomma, una problematica evidenziata che si è sviluppata all'interno della classe o della sezione. E partire proprio da lì per costruire insieme un dialogo filosofico e andare a riflettere insieme. Deve essere sicuramente una proposta che va ad adattarsi all'età dei bambini o all'età dei ragazzi o all'età comunque degli individui che abbiamo di fronte, quindi non troppo semplice, non troppo complessa, e che consente in qualche modo di stimolare effettivamente e di sviluppare la creatività. Andiamo avanti nel terzo step, che sembrano scontate, ma in realtà non lo sono, e sono le regole del dialogo, perché effettivamente ci sono delle regoline, da mettere in campo per, lavorare con una comunicazione più efficace. E sappiamo che soprattutto i bimbi più piccolini, a volte queste regoline sì, le conoscono magari, però fanno fatica a metterle in atto. Ecco che questa metodologia li aiuta veramente tanto, perché li aiuta a consapevolizzarle e a farle loro e a fare in modo che le traspongano poi nei loro contesti, nelle loro esperienze quotidiane. Io qui vi faccio l'esempio di alcune regoline che utilizziamo nella scuola, quindi con bimbi dai 3 ai 5 anni. Allora, noi le abbiamo sia appese in classe, in sezione, che le si può eventualmente contenere, per esempio, in una scatola piuttosto che in un sacchettino, e tirare fuori all'occorrenza nel momento in cui si fa filosofia. Sono scritte in inglese perché siamo in una scuola bilingue, quindi sono scritte in inglese per questo. Comunque, sono alcune regoline fondamentali che ormai i bimbi conoscono e che però tendenzialmente ai primi incontri è importante mostrare o comunque è importante ricondividere per cercare di consapevolizzarle al meglio.
poi logicamente le sperimentano direttamente, per cui meglio di così non è possibile, ecco, consapevolizzarle, però anche vederle, quindi avere un punto di vista differente può aiutarle. La prima regolina è ascoltare chi sta parlando. La seconda è guardare chi sta parlando, perché se noi guardiamo da un'altra parte è vero che a volte riusciamo ad ascoltare, però diciamo che non sempre riusciamo a percepire tutto. Importante è proprio mantenere il più possibile comunque il contatto oculare della persona che sta parlando o che si sta esprimendo in quel momento. La terza regolina è fare silenzio se qualcuno sta parlando, quindi ascoltarlo attentamente, ovviamente senza parlargli sopra, perché se parliamo sopra, logicamente non si capisce nulla né di chi sta parlando da una parte né dall'altra. Alzare la mano quando si vuole dire qualcosa. Logico che una volta che il gruppo di ricerca, ok, che la comunità di ricerca è abitudinaria, quindi prende l'abitudine a lavorare secondo questa metodologia, gli interventi dei bambini o dei ragazzi riescono ad intercalarsi l'uno con l'altro senza dover per forza alzare la mano e far presente che si vuole dire qualcosa. Quindi riescono poco per volta a comunicare seguendo queste piccole regoline, senza dover anche alzare la mano, quindi riescono ad autogestirsi, però ci vuole un po' di tempo. Quindi tendenzialmente, soprattutto in classi o sezioni numerose, è importante questo aspetto. E poi, ultimo ma non ultimo, quando si è in cerchio, in comunità di ricerca, che si sta facendo filosofia, si è lì per pensare e per imparare. Quindi queste sono le regoline fondamentali. I bambini delle nostre sezioni ovviamente li conoscono, però è importante appunto, soprattutto i primi incontri, utilizzarle, soprattutto quando si svolgono delle occasioni estemporanee laboratoriali. Quindi quando si dice oggi si fa il laboratorio di filosofia, magari una volta a settimana, due volte a settimana, estemporanee dal contesto, che appaiono, diciamo, estemporanee dal contesto scolastico, dal contesto di programmazione didattica di quel momento, è proprio importante fare riferimento alle regoline, proprio per riportarli un pochettino a quello che è il contesto. Eccoci qua, finalmente arrivati alla spiegazione di che cosa sia l'agenda di discussione e perché è importante. Allora, l'agenda di discussione, che può essere un block notice, se logico che con i piccolini della scuola dell'infanzia che non sanno leggere, non è importante, non è così importante scriverli in modo che li vedano i loro pensieri, le loro idee, ok? Se invece siamo in un contesto di una scuola primaria, piuttosto che in un contesto di secondaria, di primo, di secondo grado o comunque con adulti, è bello che si tenga traccia dei loro pensieri, si tenga traccia delle loro domande e delle loro relazioni, dei loro collegamenti che fanno, scrivendoli proprio su una lavagna o su un'agenda grande, no? Formata da fogli semplicemente, o in questo modo, per cui loro durante il dialogo possono tenere anche loro stessi traccia dei pensieri fondamentali e principali che prendono parte al grande intreccio, alla grande rete di pensieri. Con questo vorrei aggiungere ovviamente che le domande è necessario che emergano dalla comunità di ricerca. Il facilitatore può rilanciare in qualche modo le riflessioni o le domande, ma semplicemente spiegando meglio al gruppo quello che magari sta emergendo in quel momento. Quindi dire, per esempio, ma in che senso mi stai dicendo questo? Ma in che senso? Spiegati, prova a spiegarti meglio. Ah, ma quindi mi stai spiegando che, cioè ci stai raccontando che, e prova a dirlo e rilanciare in altre parole. Ecco, questo significa.
Stimolare gli interrogativi senza condizionamento, come abbiamo detto prima, importante rilanciare senza però giudicare, quindi senza dare un giudizio. Ah sì, sono d'accordo, oppure ah no, no, quello che stai dicendo tu non è interessante. Ok, no questo, ma semplicemente spiegare e dare modo a tutti il proprio punto di vista o i propri punti di vista. E oltremodo, ovviamente, è importante solleticare delle domande di senso a sfondo filosofico. Tutto il dialogo che si viene a creare è importante che vada a solleticare, quindi a sollecitare delle domande, non solo per andare a co-costruire insieme le conoscenze, ma proprio a sfondo prettamente filosofico, quindi ad innalzare in qualche modo, ad elevare i pensieri a livello più astratto. No. È andata via? Ok. Quinto passaggio, finalmente arriviamo alla discussione in sé, quindi al dialogo filosofico. Cosa emerge dalla discussione? Non lo sappiamo. Non lo possiamo sapere perché dipende molto dallo stimolo che utilizziamo di partenza e dipende molto dal clima che si viene a creare, dai bimbi che abbiamo o dai ragazzi che abbiamo in quel momento. Ok, quindi ci vuole molta, molta flessibilità, ovviamente soprattutto da parte del facilitatore, ma anche da parte dei bambini poco alla volta. È importante che l'insegnante mantenga vivo il dubbio, che quindi non lasci decadere in qualche modo la vivacità, la fiamma del dialogo, ok? E che non giudichi assolutamente eventualmente un errore piuttosto che un'idea, un punto di vista, proprio perché è importantissimo, e questa è un'opportunità come, diciamo, il quotidiano in sé dovrebbe essere un'opportunità costante di scoperta e di crescita. Quindi il momento del dialogo ha inizio da questo stimolo che decidiamo noi quale potrebbe essere e parte proprio essenzialmente dai bambini. Tra poco vedremo insieme qualche stralcio di dialogo filosofico, così cerchiamo di comprendere anche perché si chiama effettivamente dialogo filosofico e non semplicemente dialogo, e vediamo insieme anche qualche esperienza connessa a livello proprio anche di attività didattica e di prodotti conclusivi che vanno a concludere in qualche modo la sessione dialogica, quindi che vanno a dare, che vanno a consegnare ai bambini una concretezza di quanto si è condiviso insieme. Andiamo avanti e arriviamo al suo punto che è l'ultimo. Arriviamo a concludere. Come concludiamo questi dialoghi? Se sono partiti da uno stimolo e se sono ovviamente partiti con una serie di domande o con una domanda fondamentale, si cerca in qualche modo di arrivare, di giungere ad una risposta condivisa, ad una risposta che non deve essere per forza un punto di vista di tutti. Cioè, probabilmente può capitare, come capita sovente, che non tutti abbiano lo stesso punto di vista o la stessa opinione o la stessa argomentazione rispetto a una questione. Ok, quindi è importante in generale provare a trovare, a tirare le fila, ok? Trovare una risposta in qualche modo più o meno condivisa, trovare alcune verità condivise alla domanda e allo stimolo iniziali. Ecco che vorrei raccontarvi, se possibile, una piccola idea che potete eventualmente utilizzare con i bambini della scuola dell'infanzia oppure con i bambini della scuola primaria,
utilizzare anche per i ragazzi più grandi, però magari modificare qualcosa, quindi diciamo che è adattabile, che si intitola proprio Gioco del Pensare. Quindi per i bimbi della scuola dell'infanzia inizialmente non si diceva andiamo a fare la filosofia, ok? Perché logicamente mi dicevano ma che cos'è fare la filosofia? Ma lo chiamavamo il Gioco del Pensare. E per loro diciamo che è sempre stimolante, no? Trasformare una qualsiasi metodologia o una qualsiasi attività in gioco, soprattutto per i bimbi più piccolini. Quindi vi vorrei dare questo stimolo, diciamo, per provare anche, perché no, a sperimentarlo magari a scuola. Allora, primo step, predisporre un luogo adatto per giocare a pensare, e quindi questo lo conosciamo, sappiamo, l'abbiamo detto prima, abbiamo detto che il setting è fondamentale per la buona riuscita di un dialogo, per cui è importante scegliere il luogo adatto. Potrebbe essere la palestra, potrebbe essere un'aula magari che si utilizza per laboratori, potrebbe essere la biblioteca, ok, con magari dei bei cuscini in cui i bambini si possono effettivamente proprio rilassare. Potrebbe essere il giardino, perché no, quando ci sono delle belle giornate come quella di oggi, eventualmente si può dialogare all'aperto. Ed è importante utilizzare, soprattutto i primi incontri, un'attività volta a rilassarli, quindi a portarli un momentino, diciamo, più consapevoli del contesto in cui sono immersi, per cui si può prendere proprio anche un po' come rituale, no? Un'attività di piccolo rilassamento iniziale, in modo che siano più presenti e più consapevoli e pronti, diciamo, attenti, per concentrati per lo svolgimento del dialogo. Poi, che cosa può accadere? Bisogna mostrare, ovviamente, e condividere le regole della conversazione, perché abbiamo detto che soprattutto per i piccolini è importante reindirizzarli, diciamo, ad ogni incontro un pochettino. Poi è importante, eventualmente, se vogliamo, prendere un sacchetto oppure prendere una scatolina, immergerci, inserirci all'interno lo stimolo filosofico da cui partiranno i dubbi e le domande per poter costruire insieme il dialogo, ok? Quindi giocare con l'effetto sorpresa, che a loro piace sempre molto, chissà che cosa ci sarà mai oggi, su che cosa dialogheremo e quant'altro. Preparare delle medaglie dei filosofi, che io ho inserito al quarto punto, ma eventualmente si possono anche dare alla fine, ok? In cui le quali loro possono indossare ad ogni incontro, se vogliono, così si sentono anche più partecipi, diciamo, più filosofi proprio, perché no. E poi eventualmente scegliere di utilizzare un oggetto transizionale per passarsi la parola, soprattutto i primi incontri, come abbiamo detto prima, che potrebbe essere un pennello, come nel nostro caso, oppure un gomitolo che si lancia e che quindi crea veramente gli intrecci, no? Concretamente, dei pensieri che vengono esposti, che vengono espressi, una palla oppure un peluche, dipende un po' dallo stimolo, ecco, è importante che l'oggetto abbia senso con lo stimolo che noi proponiamo, per prendere quindi parola. E poi chiudiamo ovviamente dopo il dialogo con un bel prodotto finale, quindi con un'attività produttiva, diciamo, concreta, che vada un pochino a tirare le fila del discorso che si è svolto proprio fino a poco prima, ok? In modo che a loro rimanga proprio una traccia concreta di ciò, che se la possano portare con sé, diciamo, che rimanga proprio concreta rispetto a quanto dialogato in precedenza. Vorrei terminare raccontandovi qualche esperienza, in particolare una che è stata svolta lo scorso anno in una scuola dell'infanzia,
nella nostra scuola dell'infanzia di Quarona, scuola dell'infanzia bilingue Zuccone, che abbiamo intitolato Filo giocando con l'arte, in cui ci siamo dedicati proprio a lavorare sulla educazione, diciamo, artistico-filosofica in maniera così trasversale, proprio con la metodologia della filosofia con i bambini. Ed ecco che vi mostro qualche stimolo che abbiamo utilizzato per questo percorso, un percorso che si è strutturato su una serie di opere d'arte, partendo dall'epoca moderna fino all'epoca preistorica, quindi siamo partiti a ritroso, dai giorni nostri, diciamo, fino all'antichità. Abbiamo utilizzato quindi questa serie di stimoli artistici proprio per andare a lavorare a livello filosofico su alcune importanti tematiche e allo stesso modo per andare a lavorare a livello emotivo dentro di loro. Tutto questo insieme con una bella sperimentazione finale di alcune tecniche pittoriche. Quindi parto con il primo stimolo che abbiamo utilizzato, che era un'opera d'arte di Banksy, che era La bambina con il palloncino. Faceva parte della corrente degli street painting e le tematiche filosofiche che sono emerse dai dialoghi filosofici dei bambini sono state queste quattro: la speranza, l'amore, la solitudine e l'arte. Ed ecco che vorrei proprio farvi vedere e leggervi un pezzettino di dialogo filosofico che abbiamo avuto proprio su quest'opera d'arte. Allora, Alessandro dice: che cos'è quella scritta? Lorenzo dice: io leggo solo T, E, I, A, però non so cosa c'è scritto. Non so leggere. Ce lo leggi? Allora leggo: There is always hope, che significa c'è sempre speranza. Quindi vedete che io nel mio intervento non ho introdotto dei giudizi, non ho introdotto o reindirizzato delle riflessioni, ma semplicemente mi sono attenuta a quello che mi è stato chiesto. Filippo risponde: ah beh, meno male che c'è sempre speranza, perché se no. Ed Enea dice: ma sì, io non so cos'è la speranza, però. Quindi vedete che indirettamente si stanno facendo delle domande da soli. Premetto anche che da noi a scuola sono ormai abituati a svolgere questa tipologia di dialoghi, quindi ormai sanno, ok, come relazionarsi e come comportarsi in questi contesti. Quindi non aspettano più che sia l'insegnante o il facilitatore, appunto, a dovergli rimbalzare le domande, ma a volte, appunto, capita, come in questo caso, che se le pongano indirettamente in autonomia. Ma sì, ma io non so cos'è la speranza. Alessandro dice: vuol dire che quando qualcuno spera che succeda qualcosa o che vuole tanto una cosa. E Lucia controbatte: sì, tipo io spero che il coronavirus vada via, così possiamo tornare ad essere in libertà. Gioele dice: perché dici libertà? E Lorenzo risponde: forse perché possiamo fare quello che facevamo prima da tranquilli, andare dove vogliamo, così. Libertà è quello. E Gioele termina dicendo: ah sì, bella allora la speranza, speriamo tutti in qualcosa di bello. Quindi, come vedete, in questo piccolissimo stralcio di dialogo emerge la tematica della speranza, che è una tematica molto profonda e molto difficile da spiegare. Molte volte ci viene chiesto: maestra, ma cos'è la speranza? Pensando che noi magari sappiamo cosa rispondere, oppure: mamma, ma cos'è la speranza? No? Pensando che noi abbiamo una risposta univoca. In realtà loro, se portati alla corretta stimolazione e riflessione, dentro di loro le risposte
tante risposte le hanno già. E quindi basta proprio soltanto stimolarli e accendere la fiamma per far sì che arda così, così tanto da poter in qualche modo portare fuori, tirare fuori effettivamente ciò che dentro già hanno. Ciao Cri! Ciao! Purtroppo non abbiamo tanto tempo, abbiamo ancora 5 minuti, quindi scegliene uno o due più rappresentative, poi faremo un'altra puntata perché mi sembra che ci sia interesse. Io vedo qua un sacco di pollici alzati, di cuoricini, quindi prova a scegliere quelle due che vuoi raccontarci di altri dialoghi che sono interessantissimi. Mi fa sempre pensare che sono più intelligenti in loro di noi, ma insomma, vai. Ok, va bene. Allora, ne scelgo altri due, scelgo quelli seguenti, semplicemente, ecco, il secondo stimolo, diciamo che è stato sempre appunto artistico, perché il nostro progetto era a sfondo, diciamo, artistico, di Andy Warhol, il dittico di Marilyn, faceva parte della pop art, e le tematiche a sfondo filosofico che sono emerse sono state queste: uguaglianza, differenza, realtà e finzione. Ecco che loro, i bimbi, dopo l'osservazione attenta del dipinto, hanno detto: ma queste immagini sono tutte uguali. Ecco il tema dell'uguaglianza. Ma no, non è vero. Spiegati bene. Quindi chiede, questa bambina chiede una spiegazione, perché secondo lei non è corretto propriamente quello che il compagno ha detto. Ma io mi sono spiegato bene, vedo sempre le stesse cose qui. E Marilyn risponde: allora, qui c'è la stessa persona, ma è creata con colori diversi. E un'altra bambina controbatte: beh, io vedo una donna, che può essere vera. Allora intervengo e commento dicendo: state parlando di esistenza. Qualcuno sa cosa significa ciò che ha appena detto Bianca? Viene risposto: quindi che esiste davvero? Sì, che esiste nella realtà, come noi. E allora rilancio richiedendo: ma cosa intendete per realtà? Beh, è una cosa che esiste davvero, che possiamo toccare. E un bambino interviene dicendo: ma scusa, e allora il sole, che lo vediamo ma non lo tocchiamo, non esiste? Certo che esiste, si autorisponde da solo. Le cose reali sono quelle che ci sono nella realtà e che si toccano, ma si vedono anche. Ecco, quindi anche qui, in queste pochissime battute di questi dialoghi, vedete quante tematiche filosofiche sono emerse. Uguali, l'uguaglianza, il realismo, è vero, il non è vero, il reale, il non reale. L'esistenza, che cosa significa esistere? Sono tematiche molto difficili da comprendere o comunque da spiegare in qualche modo, eppure loro, nel loro piccolo, osservando semplicemente un'opera d'arte, sono riusciti in qualche modo a darne una lettura. Ed ecco che poi alla fine del dialogo abbiamo realizzato insieme anche noi il nostro dittico con le nostre foto. E poi, diciamo che abbiamo utilizzato 4 foto e poi l'ultima si sono autodisegnati, quindi l'hanno realizzata poi loro. Ultimissimo, una delle altre opere che abbiamo utilizzato è un'opera di Miró, Costellazioni, appunto appartenente alla corrente del surrealismo, in cui sono emersi parecchi contenuti filosofici, che sono l'infinito, il finito, lo spazio, i numeri, le forme, l'universo. Quindi qui, volendo, fossimo stati anche alla scuola primaria, sarebbero potuti emergere anche dialoghi a sfondo matematico, proprio per andare a costruire insieme delle conoscenze matematiche, per esempio, lavorando sul finito, sull'infinito, sullo spazio, sui numeri e sulle forme. Ecco che vi leggo l'ultimissimo stralcio. Ah, ma io questo so cos'è, si vede benissimo, è lo spazio. Sì, Ale, hai ragione, secondo me anche quello è lo spazio. Un po' strano però per essere un vero spazio.
E che cos'è lo spazio? È tipo un posto, una stanza, dove siamo adesso? No, no, commenta un compagno. Lo spazio che ha dipinto il pittore è l'universo. Perché vedete? E spiega. Ci sono i pianeti, forse anche dei satelliti, le stelle, tutte cose che ci sono nell'universo che noi non vediamo da vicino. Premetto che questo bambino, che era quello di prima, era molto appassionato ed è tuttora appassionato di sistema solare. Quindi è molto sul pezzo in questo senso. Che noi non vediamo da vicino come in un cielo nero, buio e gigante. E perché ci sono due occhi? Gli occhi cosa c'entrano con l'universo? Chiede questo bambino. E un'altra bambina dice: Beh, gli occhi sembrano proprio come i nostri, in effetti. Ma secondo me quegli occhi non c'entrano niente, forse sono solo due stelle o due asteroidi a forma di occhio. Un altro bambino commenta e dice: Cosa sono gli asteroidi, Ale? E sono quelle cose fatte di pietra che volano nello spazio e che se sbattono si rompono. Ecco che anche qui emergono tutte le tematiche che abbiamo appena condiviso insieme e su cui ovviamente saremmo potuti andare avanti per moltissimo insieme, insomma. E l'ultimo prodotto finale che hanno realizzato alla fine, diciamo, di questo dialogo è stata proprio un'opera d'arte sulle forme geometriche, quindi abbiamo poi lavorato anche sulle forme geometriche e hanno cercato di immedesimarsi nel pittore, quindi in Miró, e di realizzare un'opera d'arte similare, ma allo stesso tempo individuale, unica, innovativa, personale. Bellissimo, Cri. Ma insomma, la cosa che mi stupisce di più è che i bimbi riescono non solo ad avere un dialogo, cosa che invece mi stupisce meno, anche se spesso non essendo abituati all'inizio magari stanno zitti e troviamo bambini anche più grandi che non riescono ad avere dei dialoghi così articolati e ricchi, ma che diciamo si danno risposte. Può Sì. capitare questo, però l'importante è attendere e dargli il giusto tempo, perché ognuno di noi ha i Certo. propri tempi, logicamente, quindi poco per volta magari rimarremo poi stupiti perché effettivamente anche quei bimbi che magari inizialmente erano un po' timidi o erano attenti, assidui osservatori e ascoltatori, alla fine poi risultano effettivamente essere magari i primi E poi l'altra protagonisti cosa che hai di. detto appunto è che da lì si può poi partire, cioè appunto si poteva parlare di matematica, di tantissime cose, appunto dall'osservazione dello spazio o di geometria. È chiaro che la potenza di poi dopo andare a fare cose che si collegano a domande, a curiosità e a risposte che si sono magari date solamente in parte e poi le possono trovare dopo un piccolo approfondimento è molto potente, insomma, agganciarsi a queste cose. Quindi Sì, davvero esatto. non è solo una pratica fine a se stessa, ma anche come motore per poi tantissime altre cose da fare dopo. Ma magari lo vedremo un'altra volta quando ci racconterai che cosa si collega alla filosofia con i bambini. Cristina, ti ringrazio Grazie tantissimo, ci a voi, rivedremo grazie presto, buona serata a tutti voi che ci avete seguito, buona serata a te. Grazie. a te, Cri, e adesso tra poco mando il nostro castorino come a tutti, buona serata, buonanotte a chi sta mettendo a letto i bambini piccoli e buona cena invece a chi arriva da una lunga giornata di lavoro. Ciao a tutti, alla prossima, ricordatevi, la scienza Grazie. dice 6 maggio. Ciao ciao!